Allora, oggi siamo qui per fare questa box di Sophie & Toffee. Allora, era una box, non mi ricordo se di agosto o che cosa, però era, lo potevi benissimo comprare ancora dal sito. E quindi io l'ho comprata perché non ero ancora iscritta ad Elves Box, quindi non mi era arrivata e la volevo assolutamente, di Little Twin Stars, perché mi ispirava tantissimo. E poi guardate che bello il packaging, cioè il pacchetto è bellissimo, mi piace tantissimo. Poi loro due sono tenerissimi, non credete? Ho guardato le sirenette. Mamma mia, ma quanto sono belle. Mamma mia, che bello il packaging. Aspetta, guardiamo anche dietro. Wow. Ah, ma c'è il sirenetto e la sirenetta. Ma che carini. Apriamo subito che sono super curiosa. Allora, questo qua è il biglietto che si trova avanti. Ah, è proprio una cartolina, ma che carina! Bellissima. Poi questo qua che penso... Ah, questi sono degli adesivi, ragazzi, guardate che belli! Sono bellissimi! Poi loro due sono troppo teneri, sono super teneri. Ci sono anche i sirenetti, le sirenette, i sirenetti. Adoro. Poi qua c'è scritto che cosa troveremo dentro. Ah no, scusate, non volevo farlo vedere. Mettiamo da parte. Allora, no, comunque il loro packaging, cioè, sono bellissimi, guardate, sempre con questi pluriball super colorati, sono davvero bellissimi, mi piacciono da morire. Allora, stiamo guardando questo sacchettino qua che è bellissimo, cioè già il sacchettino è bellissimo, con sull'adesivo di Little Twin Stars sempre. Apriamolo. Ci sono una marea di open bezel. Wow, quanto sono belli, ragazzi. Ma quanto sono belli. Sono bellissimi. Come mi piace tantissimo questo qua con loro due. Vediamo, cioè, si vede di più sulla mia mano. Con loro due una stellina. Qua con la mezzaluna. Qui sempre con la stella. E qui con una nuvoletta. Mi piace da impazzire questo. Ok, mettiamoli da parte. Poi ci sono anche i vari adesivi per gli open bezel. Che andrò ad utilizzare perché il tappeto, non so come mai, non riesco a usarlo. Poi c'è qua uno stampo, scusate, sposto questo così me lo vedete meglio. Poi qua c'è uno stampo bellissimo, con loro due piccolissimi, carinissimi, mamma mia, quanto sono belli. Ragazzi, devo romperlo perché sennò io non riesco a tirarlo fuori. Wow, è bellissimo, ragazzi. Mi piace tantissimo. Cioè, guardatelo, è proprio il rilievo. Wow, ed è morbidissimo. Wow. No, mi piace un sacco. È veramente molto bello. Poi. Wow, ci sono dei bellissimi glitter. Ma quanto sono belli. C'è rosa, rosso, azzurro, viola. Poi questo qua bianco. E questo che è arancione. Sì, è arancio. Sono bellissimi. Poi ci sono dei coloranti sky blue, sempre con sull'adesivo dei Little Twin Stars, bellissimo. Poi c'è, oh, c'è rosa, che carino, mamma mia, sono due colori pastellosi bellissimi, bellissimi. Poi c'è la resina, cioè il packaging è bellissimo, cioè su tutti hanno messo praticamente l'adesivo di Little Twin Stars ed è veramente bellissimo. Allora, questa qua è quella, sempre rapporto 1 a 1, parte A e parte B. Sono 100 grammi di resina epossidica. E poi c'è la resina UV. Bellissimo anche questo, mamma mia, quanto sono belle. Ah, oh mio Dio, non vedo l'ora di fare le cose. Poi tutti questi pluriball colorati, io li adoro. Troppo belli. Mettiamo via la scatoletta. Ok, ragazzi, questo è ciò che c'è dentro. E poi questi qua. Devo farveli vedere meglio. Ok, io l'altro giorno sono andata sul sito e ho visto che non è più disponibile questa box. Cioè, è esaurita. Quindi non la troverete più, mi dispiace. Anche perché è bellissima, ci sono dentro un sacco di cose bellissime. Oh mio Dio, da cosa iniziamo, ragazzi? Non lo so, non lo so.
Anche questi adesivi sono bellissimi. Ok. Mamma mia, questo è bellissimo, mi piace da morire. Questo stampo qua è troppo bello. Mi piace tantissimo. Allora, io inizierei. Questo qua io lo farei anche trasparente, secondo me viene bellissimo. Non lo so, adesso vedo. Quasi quasi ci metto tutti e due i colori con i brillantini e poi vediamo cosa ne esce. Thank you.
Eccoci qua in fase di demolding. Allora, la prima cosa che vi dico è che questi qua, questi brillantini qua, sono tipo gommosissimi, sono, non sono glitter, è praticamente gel. Infatti ho fatto strafatica ad amalgamarli. Cioè, se vedete, è gel. Bah, mai visto una cosa del genere. Non fa niente. E poi la resina che c'era dentro, questa qua, la resina UV, è tutta secca. Cioè l'ho aperta ed era tutta secca, quindi ne ho dovuta usare, guardate, secchissima. Cioè, guardate sopra proprio lo strato secco. Allora ho dovuto usarne sempre una di Sophie & Toffee, però cioè non ho usato una delle mie, che è questa qua. L'ho usata praticamente tutta. Allora, vediamo subito. No, prima partiamo da Olio Open Bezel. Quello più bello
che mi piace di più. No, sono tutti carini, sono tutti troppo carini. Non ce n'è uno che mi piace meno, uno che mi piace di più. Vediamo subito. Allora, i brillantini ho già notato che... Ecco, no, ci sono anche delle bollicine, non sono riuscita a metterlo benissimo qua. Comunque i brillantini ho notato che rimangono sul fondo, cioè sopra è tutto, come vedete, omogeneo, non c'è nessun brillantino. Sono rimasti tutti sotto. E non capisco perché anche qua, cioè sono stata lì proprio con lo stuzzicadenti a mettere dentro la resina, ma non è entrata bene. Anzi, così prendo questo il dritto. Ecco, qua mi è uscito, su questo mi è uscito un po' di resina, se vedete sul bordo. Però si toglie facilmente. Ah, comunque mi sono accorta prima che sono tutti firmati, cioè tutti questi Open Bezel sono firmati Sanrio, qua in parte. Quindi sono proprio originali. No, ma dai, ragazzi, scherziamo. Cioè, sono stata lì 3 anni con lo stuzzicadenti. E non si sono riempiti bene. Niente, farò una parte qua davanti di resina, cioè ricoprirò, farò un altro strato di resina trasparente per sistemarli e basta. Comunque, se vedete, i brillantini sono sempre dietro, cioè davanti non c'è un bel niente. Un bel niente. Quindi questi brillantini qua non mi hanno per niente soddisfatta. Vediamo questo. Questo qua ci ho aggiunto un po' di resina dopo per fare tipo l'effetto nuvoletta. La resina trasparente. Dimmi che almeno questo è venuto decente. No, ci sono sempre buchini. Vabbè, ragazzi, io e gli Open Bezel non andiamo molto d'accordo, compreso. Cioè, se vedete, sono stata lì con gli stuzzicadenti, ma qua dietro non si è per niente coperto. Mentre qua davanti, sì, cioè qua davanti è bello. Perché è uscito bene. Ma dietro è uscino. Vabbè, dietro appunto li sistemerò con la resina e basta. Vediamo questo qua. E i brillantini comunque sono tutti dietro. Cioè non c'è neanche un brillantino davanti, eh. Niente di niente. Anche qua mi è uscita la resina. Vabbè, la staccherò dopo. Qua si vedono anche davanti perché questa parte qua è praticamente trasparente. Però dai, non sono malvagi, non sono venuti malissimo. Ok, arriviamo a questo qua che è bellissimo come stampo. Cioè io non vedo assolutamente l'ora di scoprire questo stampo. Piano piano. Anche questo è firmato sempre Sanrio, vedete qua. Super curiosa. Oh, ma che carino, guardate in traslucenza, che bello. Cioè i brillantini sono tutti qua davanti e coprono tutto. Ragazzi, coprono tutto. Cioè non si capisce niente della creazione perché i brillantini hanno coperto tutto. Si vede solo in traslucenza praticamente. Pensavo fosse un po' più profondo, in modo tale da poterlo colorare, ma so proprio che non ci riuscirò. E quindi proverò a farlo trasparente, in modo tale, cioè a fare la creazione trasparente, in modo tale che si veda meglio. Infatti qua dietro vedete neanche un brillantino, neanche uno. Sono tutti qua davanti che coprono tutta la creazione. Boh. No, comunque lo stampo è bellissimo. Lo stampo è veramente bellissimo. Cioè, mi piace da impazzire. Vedete, non si vede più niente, non si capisce che cosa sia. Però lo stampo è troppo bello. Lo farò davvero trasparente, così almeno si vedranno benissimo questi dettagli. Perché sono bellissimi. Oppure ci aggiungerò... No, non ci aggiungerò niente, perché sennò non si capirà ben niente. E poi io avevo provato a fare una creazione con il resto della resina, perché volevo provare a usare gli stickers. Ma non mi è piaciuta per niente, perché gli stickers ovviamente non sono fatti apposta per la resina, sono proprio semplicemente stickers. E quindi alla fine, cioè, non vengono bene perché si distaccano dalla creazione e non stanno bene. Però vi scopriamola lo stesso, anche questa qua. Ci rifarò sopra qualcos'altro, un altro strato, e poi la utilizzerò per qualcos'altro. Anche perché qua dietro è bellissima. Cioè, questi glitter sono bellissimi, l'unica cosa è che sono appunto gommosi, sono gelosi. Bah, non riesco a capire. Comunque la creazione secondo me è carinissima lo stesso, qua dietro è venuta benissimo.
farò un altro strato qua davanti e ci farò qualcos'altro, insomma, perché qua davanti è bruttissima. Copriamo, copriamo. Ok, mettiamola così. Così almeno non vediamo la bruttezza dell'altro lato. Allora, a me questo kit è piaciuto perché comunque ci sono degli open bezel bellissimi. Anche lo stampo, questo qua è bellissimo. Peccato che appunto non si veda molto mettendoci i brillantini, anche perché tutti i brillantini sono andati sotto. E spero sia piaciuto tantissimo che voi. Comunque, questo stampo qua è anche morbidissimo, ragazzi. Cioè, io. Questi stampi super morbidosi, oh my god, mi verrebbe voglia di morderli. Effettivamente una volta l'ho fatto, perché mi era arrivato uno stampo talmente morbido che non potevo non morderlo, c'era proprio morbidoso, gommosissimo, e quindi l'ho assaggiato, cioè l'ho proprio morso, l'ho proprio divorato, quello stampo lì. Sì, sono un po' psicopatica. E niente, io spero comunque che vi sia piaciuto questo kit, che vi siano piaciute le mie creazioni. Nonostante i piccoli difettini che ci sono dietro, cioè che sistemerò ovviamente più avanti, farò, non so, un video in cui sistemerò le creazioni e vedremo che cosa ne uscirà fuori. Peccato davvero, anche qua la faccina. Però sono venuti bellissimi, cioè a me piacciono tantissimo lo stesso. Spero che questo kit vi sia piaciuto, come è piaciuto a me, tranne per i brillantini. Questi qua scartiamoli proprio, cioè pff, non commento. Cioè, soprattutto gli stampi sono. Cioè, lo stampo è bellissimo, anche gli open bezel sono bellissimi. Sono proprio da provare, bellissimi. Ecco, l'unica cosa che ho visto che sul sito è esaurito, quindi non c'è più, non è più acquistabile. E non vendono pezzi separati, forse gli open bezel, però lo stampo non lo vendono separato. Quindi mi dispiace per voi. No, vabbè, potreste trovarlo magari su qualche altro sito. Io spero che il kit vi sia piaciuto. Aspetto tantissimi commenti e ciao a tutti, alla prossima!